Console War nel 2020, dalla seconda lettera di un sonaro qualsiasi sotto il video dell'Xbox, virgole presenti, 9. Il succo della frase? I motivi ne sono tanti. Allora, io ho 28 anni di esperienza sui videogiochi e in casa mia non è mai entrato un Xbox e mai entrerà. Nemmeno se la PSA sarà solo digitale e la Xbox anche con il disco. A me piace solo il disco. Poi la Xbox non ha joystick che soffri nel gioco, si gira la ventola per far muovere il pupazzo nel gioco preinstallato che la XCS non ha, e poi le cover giochi sono meglio su PS5. Tutte le Play sono meglio esteticamente dell'Xbox, sia fat che slim, la PS5 a metallo liquido, la XS a pasta termica. Bleh. E poi il pad PS5 vibra in base all'ambiente, cioè su terra e su acqua vibra diversamente, mentre la XCS fa cagare. Diversamente, poi la PS5 è meglio perché il joystick ha la pila integrata, sulla XCS ha la pila stilo bleh, poi la basetta PS5 si può togliere, mentre la XCS no. Poi la XCS non ha casco VR, la PS5 ne ha due, anzi Xbox lo ha ed è caco, poi VR la PS5. Ha simboli PS disegnati sulla scocca e joystick mi sono sempre trovato bene ad avere solo PS e poi PS5 preferita nei sondaggi. Soprattutto dove la Xbox è regina, cioè negli Stati Uniti, e poi la Xbox ha uno spot pubblicitario, una merda, e poi non è stata pubblicizzata da Burger King e non ha banner pubblicitario in Champions League. Mentre la PS5 e poi l'Xbox hanno una console meno e il joystick. PS4 e 5 sono più comodi, poi la 360 sembra un videoproiettore, la One un lettore DVD, la Series X farà come la One, esce una settimana prima e vende meno. Poi la PS5 è meglio perché ha due modelli, però sono uguali, tranne che per il lettore, mentre le XCS sono diverse e danno più confusione anche perché non è come la PS che è numerata, va a lettere e gli spot sono PlayStation 5, che sono due, sono meglio di quello Xbox e poi gli startup PS sono meglio di quell'Xbox e come è possibile che un joystick ha le levette asimmetriche perché uno meglio di uno che ha le simmetriche impossibile, poi l'unboxing Xbox fa schifo e poi la Series X si prende con una mano, anzi, mentre la PS5 con due mani, perché in confronto la PS5 è un giocattolo ed SSD lento. Sì, anche più capiente, mentre quello di PS5 è una freccia e fa schifo perché non hai trofei e non ci si può regolare l'intensità della ventola. La PS5 è meglio perché si può cambiare la scocca, mentre su Xbox no, la Xbox Serie X e la Xbox Series S fanno schifo perché gli scatoli sono entrambi leggeri, mentre quelli PS5 sono espansi entrambi e hanno la maniglia e poi tutti gli scatoli PS sono meglio di quelli Xbox, sia fat che slim. Poi la Xbox fa schifo perché la Xbox One, la 360, la One, la Serie X hanno joystick con tasti colorati, mentre tutte le Play lo hanno, ma tranne la 5, per questo motivo che è meglio che poi la Play. È meglio perché sugli scatoli c'è scritto anche contenuto confezione. Su XCS no, e poi della PS5 fanno unboxing ufficiali, mentre quelli Xbox non lo sono. E poi, siccome l'Xbox Series X somiglia ad un frigo, hanno fatto il frigo a forma di XCS. Mentre non hanno fatto niente che ha la forma della PS5, la PS5 imponente. La Xbox è imponente, poi le due PS5 sono meglio delle due Xbox perché entrambi le PS5 hanno ray tracing, mentre Xbox lo ha una sola, e poi la PS anche con solo portatili, mentre la XCS no. La PS5 è meglio perché sia il modello con e senza lettore hanno il ray tracing, mentre la XCS lo ha solo il modello Series X. La PS5 è meglio perché costa 500 € però ha un giochino preinstallato all'interno, mentre XCS costa sempre 500 € e il gioco non lo ha. La Xbox Series X carente in bellezza, la PS5 rende le cose migliori. La PS5, virgola, meglio perché come colore è diversa dallo scatolo, mentre il colore dell'XCS Series XS e lo scatolo sono uguali. E la Xbox Series XS è carente di bellezza, la PS5 è meglio perché ha i joystick con i nomi, ad esempio DualShock e DualSense, mentre i joystick Xbox si chiamano Merdosi Stick, e poi l'Xbox Series X fa schifo perché ha la stessa grandezza dello scatolo, mentre la PS5 è più piccola e poi i lettori dischi è dritto, mentre quello PS5 è un po' curvo. La PS5 è meglio perché il joystick davanti è liscio mentre dietro è ruvido con simboli PS, mentre la XCS è uguale sia davanti che dietro. La PS5 è meglio perché nei regali di Natale non ci sono confusioni, mentre la XCS provoca problemi di nome console perché un padre che va a comprare la PS5 va sul sicuro, mentre la XCS di X può.
può succedere che va a comprare Xbox Serie X, ma a casa con la Serie S, o con l'Xbox One X, o con l'Xbox One S. E se la PS5 era piccola, Xbox Serie XCS X era grande, la PS5 è sempre meglio. La PS5 è come mangiare un pandoro buonissimo. La Xbox Serie CSX è come mangiare un panettone, la PS è meglio, perché la PS1 ha un joystick che vibra, la 2 che vibra, 3 che vibra e ascensore di movimento, la 4 che vibra e ha varie feature, la 5 ha varie feature in più di quello della 4, mentre quello Xbox è uguale alla PS5, è meglio perché ha solo uno sfottò, cioè è solo un router. Mentre le XCS Serie CS ne ha vari, cioè frigo, posacenere e soprattutto cesso. Perché PS5, Kenshiro, Xbox, Ken Schifo. Se dovessi fare una scelta tra andare a lavorare nella Microsoft e mi danno 3.000 euro al mese, oppure vado in Sony e mi danno 500 euro al mese, io preferisco 5.464.665.566 volte andare a lavorare per Sony. E poi perché boxare, stronzi, stupidi, cretini, imbecilli, non capite un cazzo, ebeti con 2B. E allora perché io, se nel 2005 uscì l'Xbox 30, aspettai l'uscita della PS3 nel 2007? Perché boxare, stronzi, stupidi, cretini, imbecilli, non capite un cazzo, ebeti, la PS è sempre meglio.